Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Come vedete, i miei capelli dopo qualche giorno, almeno 5, diventano così, effetto paglia perché si seccano. E il risultato è questo. Per sapere come sono riuscita ad arrivare a questo risultato, seguitemi e soprattutto aspettate fino al finale perché ho una sorpresa per voi. Cominciamo con la preparazione. Per chi mi segue sa che io preparo i semi di lino così, mettendo delle erbe aromatiche che ho a casa, metto i semi di lino dentro una calza, la chiudo così non mi escono fuori i pezzettini, perché dopo io lo congelo, lo preparo per mesi e o di più e lo congelo, lo metto nel congelatore. Adesso questa l'ho scongelata perché l'ho messa dentro le bustine, l'ho lasciata scongelare con la macchina. La giornata che io decido di lavarmi i capelli, basta, metto neanche 3 cucchiai di semi di lino, ci aggiungo un cucchiaio abbondante di aceto di mela e questa volta ci ho messo del latte di cocco perché ce l'avevo aperto, non è obbligatorio, ma se ce l'avete perché no, lo usiamo. Io l'ho usato, ho agitato il tutto, shakerato il tutto e voilà, il nostro preparato super veloce, facile da preparare e pronto. Come vi ho detto, io li preparo per il mese perché non è ogni volta che devo lavarmi i capelli, devo preparare il semi di lino. Adesso, prima di usare i semi di lino, ho lavato i capelli, infatti li lavo, li pettino, li preparo per la preparazione per questo trattamento. I semi di lino sono l'elisir per i capelli ricci, per tutte le persone che hanno i capelli ricci è la base, è l'ingrediente magico che dobbiamo usarlo a ogni lavaggio, perlomeno quando possiamo. Come vi ho detto, il mio segreto è quello di preparare una bella quantità di semi di lino, del gel di semi di lino, li divido a porzioni e poi li congelo. È molto facile, pratico. Io dopo tantissimo tempo di non ho voglia di farlo, non mi va oggi, ho fretta, tutte sono scuse. Li prepariamo prima e ce l'abbiamo, ragazze e ragazzi, ce la facciamo facendolo in questo modo. I semi di lino danno elasticità, idratazione e fortificano i capelli. È un ingrediente facilissimo, economico. Piuttosto di andare a comprare un sacco di prodotti professionali per i capelli ricci, questo è il risultato di tantissimi anni di pratica e di uso di qualsiasi prodotto c'è sul mercato. Questa è veramente la maniera per dare una tocca sana ai nostri capelli ricci. Grazie alla proprietà di semi di lino, questi acidi grassi e base anche di omega 3 danno un tocco meraviglioso sia per la nostra pelle sia per i nostri capelli. Io adesso ho applicato questo trattamento e lo lascio riposare il tempo che potete, minimo mezz'ora e il massimo il tempo che volete. Potete anche andare a dormire con questo impacco nei capelli, questo gel o siero nei capelli. Ma il passo importante è quello: quando sciacquiamo questo siero dei nostri capelli, usiamo acqua fredda. L'acqua fredda dà il tocco finale del nostro trattamento. Invece l'aceto di mela contrasta la caduta dei capelli, favorisce la crescita e aiuta i capelli a non spezzarsi, grazie a tutti i minerali che contiene, come il potassio, calcio, ferro, fosforo, e dà brillantezza ai capelli. Questo siero che ho preparato va benissimo per tutti i tipi di capelli, sia lisci che ricci. E come vedete, dopo il lavaggio il risultato è wow, è favoloso, mi piace tantissimo. Io lo sto usando dall'incirca 3 mesi in una maniera costante. Non vi dimenticate di lasciarmi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E questo qua è il segreto. Io lo congelo anche in cubetti, ma i cubetti li uso per il viso, ragazzi, per il viso, perché tonifica tantissimo, diamo la omega 3 alla nostra pelle. Comunque questo qua si usa come una maschera, si applica sul viso, è forte perché vi sentite il cervello che si congela e no,
tonifica tantissimo la pelle e soprattutto lo si tratta come una maschera, si applica, poi si lava il viso dopo. Bella gente, se vi piace il mio video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, sostenetemi, sostenete il mio lavoro con un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e soprattutto se vi va condividete i miei video con i vostri amici, con i vostri familiari. Alla prossima!